è veramente dura, ma veramente dura. Beh, in effetti sì, ma di cosa stai parlando, Giorgio? È che mi devo ripigliare dopo la batosta delle vacanze, insomma, non è semplice, però non ti preoccupare, no, perché sto recuperando giusto in tempo. Abbiamo un sacco di recensioni da fare e soprattutto un sacco di obiettivi da conquistare. C'è un videogioco che mi sta facendo impazzire. Ah, sì? Stealth e azione insieme, sai, è il mio preferito. Ma stai mica parlando di Splinter Cell Blacklist, perché c'è anche Sam Fisher che è un figo. Bravo, però proprio di quello. E pensa che ci sono 47 obiettivi da conquistare, mettendo in pratica tre tecniche di combattimento. Vero. Tutte differenti, insomma, non semplici. E poi ce n'è uno particolare da conquistare in modalità perfezionista, perfetto per me e per te. Addirittura in modalità perfezionista. Giorgia, mi sorprendi. Cioè, ancora ti fai questi sogni, questi film. Dopo un anno e mezzo di batosti mi vuoi ancora sfidare, Giorgia? Poverino, questa è la tua realtà alternativa. Matrix ti ha, Ragazzi, vediamoci insieme come conquistare tutti gli obiettivi di Splinter Cell Blacklist. In quale realtà siamo, scusa? Nuovissima produzione Ubisoft, Splinter Cell Blacklist riporta in azione il buon vecchio Sam Fisher in un'avventura che mescola perfettamente elementi stealth classici con l'azione frenetica che abbiamo già imparato ad apprezzare in Conviction. Grazie ad un level design particolarmente ispirato e ad una struttura RPG per potenziare e personalizzare Sam, Blacklist offre tantissime variabili ed un'esperienza di gioco veramente completa. Per raggiungere l'obiettivo Elite Killing Team bisognerà accedere al multiplayer cooperativo e avviare una partita in due, eliminare quindi qualche guardia per riempire la barra delle esecuzioni, trovare un soldato dotato di elmetto ed eseguire una kill cooperativa. Uno si occuperà dell'elmetto, l'altro di far saltare la cervella al malcapitato. Passiamo da un obiettivo un po' più complesso ad uno abbastanza facile, Tri-Rotor Functionality. Per ottenerlo vi basterà sbloccare il drone tra i gadget a disposizione di Sam ed equipaggiarlo per una missione. Nella stessa dovrete utilizzare la funzionalità Impulso per disabilitare un congegno.